Tutti. Oggi vi mostrerò come personalizzare un paio di infradito utilizzando dei palloncini. Quello che ci occorre sono delle infradito, dei palloncini e delle forbici. Questa è l'infradito come era in origine e questa è l'infradito come viene decorata. Per realizzare un paio di infradito occorrono 20 palloncini. Comincio con il tagliare l'estremità dove si soffia, che non butterò via perché dopo la utilizzerò per fare un elastico per capelli. Quindi taglio l'estremità e taglio anche da quest'altra parte, a circa 2-3 mm dalla fine, in modo che il palloncino insomma risulti aperto. Adesso devo ricavarne due striscioline da questo palloncino, quindi taglio in questo modo. E anche dall'altro lato. Per ritagliare le striscioline effettuerò un taglio in questo modo, da questo lato e dall'altro. Se le striscioline non saranno dritte, non importa. Effettuerò questa operazione su tutti e 20 i palloncini e io per comodità ho già realizzato tutte le striscioline. Comincerò a decorare il lato interno dell'infradito. Quindi metto il palloncino, la strisciolina anzi, in questo modo ed effettuerò un doppio nodo. Centro della strisciolina, non importa perché come vi ho fatto vedere insomma è una decorazione molto, come dire, quasi molto frivola, quindi insomma non c'è bisogno di simmetria. Proseguo allo stesso modo per la seconda strisciolina. Cerco di spingerla verso la prima, in modo che la decorazione risulti più compatta. Non mi ricordo se l'ho già detto, ma per ciascuna infradito ne occorrono 10 di palloncini. Quindi 20 palloncini iniziali sono per l'intero paio. Sta venendo così. Siccome il nodo viene fatto sulla parte alta della fascetta e quindi non verso il basso, le infradito insomma risulteranno anche comode, nel senso che non c'è il rischio che i nodi vadano a finire sotto e quindi insomma il nodo si vada a posizionare tra la strisciolina e il piede. Posizionare 10 striscioline per lato.
principalmente. La prima, quella fondamentale, è che nel momento in cui andate a stringere il nodo, all'interno del nodo non vado a finire l'estremità di un altro palloncino, di un'altra striscerina che abbiamo già messo, perché altrimenti non vengono alte le punte e quindi insomma si perde la bellezza del decoro. Un attimo che devo contare quante ne ho messe. La seconda cosa a cui bisogna fare attenzione è che i palloncini hanno un... ve ne accorgete quando li tagliate, hanno un lato lucido e l'altro opaco. Quindi, affinché il decoro risulti più bello, consiglio di mettere la strisciolina in questo modo, con il lato opaco a contatto con la fascetta dell'infradito. Come elastico per capelli.